Grazie per i complimenti. Sì, è stata una partita dove abbiamo sofferto il loro possesso palla, però abbiamo fatto una grande difesa, ci siamo difesi bene, abbiamo cercato di difendere la nostra porta e alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa un punto. Marco, hai fatto una gara da cagnaccio, sei andato spesso a recuperare il pallone, un'ottima fase difensiva del terreno, poi magari qualcosina in avanti è mancato per riuscire a punire. Sì, come ho detto prima, ci siamo difesi bene, è mancato quel tocco in più davanti che ci poteva far vincere la partita, però comunque abbiamo dimostrato che nonostante che il Pescara deve puntare al terzo posto, noi invece la salvezza ce la possiamo giocare anche noi con queste squadre più attrezzate di noi, ecco. Marco, è il momento migliore perché stai sentendo maggiormente la fiducia dell'allenatore in questi giorni? Sì, in questo momento mi sento più in fiducia, anche fisicamente sto bene e cerco di lottare in campo dal primo minuto fino a che ho le forze. Senti, la mia impressione o la vittoria di Fermo vi ha sbloccato psicologicamente. Oggi Fermo ha dato ancora una volta dimostrazione di grande compattezza di squadra. Sì, dopo la partita di Fermo. Cioè, la partita di Fermo ci ha dato una grande consapevolezza e comunque quei 3 punti ci hanno dato forza per riuscire a raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è appunto la salvezza. Domenica prossima ci sarà un altro scontro importante perché andate si va ad Olbia e sarà un altro scontro diretto, molto diverso da questo di oggi. Sì, domenica ci sarà una partita importante per noi. L'Olbia ha i nostri stessi punti e quindi per riuscire appunto a raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo dobbiamo assolutamente andare là e fare una partita di livello e portare a casa dei punti. Marco, l'abbiamo chiesto nei giorni scorsi anche a qualche tuo compagno di squadra. I punti che servono, secondo te, quanti bisogna farne ancora? Perché si dice arriviamo a 40, siamo a posto, però sono tanti. Ma sinceramente non lo so perché anch'io ho sempre sentito dire 40 punti, però a questo punto del campionato non penso ne bastino solo 40. Quindi noi dobbiamo andare in campo a cercare di portare più punti a casa possibile e cercare di arrivare prima possibile alla salvezza matematica. Quando ci sono state quelle 5-6 gare in cui Rossetti è partito sempre titolare prima della giornata di squalifica, tu che cosa hai pensato? Hai lavorato di più? Cercavi di seguire di più le indicazioni del mister per riprendere una maglia titolare? No, ma io ho sempre lavorato durante la settimana, sia che gioco che non gioco, cerco sempre di dare il massimo per migliorarmi prima me stesso. Poi dopo il mister ci vede in settimana e poi sceglie lui la formazione. Però io in allenamento cerco sempre di dare il 100% e di guadagnarmi il posto la domenica, quando giochiamo, ecco. Temi la concorrenza di Rossetti? No, cioè, siamo un bel gruppo, cioè, chi gioca dà il massimo sempre, l'importante non è giocare o non giocare, l'importante è riuscire a portare a casa prima possibile la salvezza, questa è la prima cosa da fare per noi. Quando ti giri e vedi altro fianco a rigori è un bel aiuto, è un bel esempio. È un professionista esemplare, cioè, è un esempio per tutti noi. E appunto averlo di fianco diciamo, magari ti facilita giocare con lui perché lui ti dà sempre energia, perché dà sempre il massimo e tutto, e te devi lottare con lui, è molto bello. Preferisci per le tue caratteristiche a due o a tre? Cioè mezzala o mediana? Ma guarda, cioè, per me è indifferente, dove mi mette il mister, gioco e cerco di dare il massimo, o due o tre, è indifferente. Il gol lo sogni? Certo, gioca a calcio, la cosa più bella è sempre il gol, festeggiare il gol, però ci provo, cioè, ci provo comunque e speriamo che arrivi prima possibile. Marco, tu sei giovanissimo e quindi di partite come quella di oggi non ne hai vissute tante ancora. Vedere quel clima che c'era sugli spalti, insomma, cosa hai provato? Ti sei emozionato un po' oggi?
Sì, che comunque la gavetta settore giovanile è una cosa e poi arrivi in prima squadra in questi stadi qui che è tutta un'altra cosa, quindi è una cosa molto emozionante soprattutto per me che appunto non le ho mai vissute queste sensazioni qua. Sì, personalmente sono contento, mi sentivo bene fisicamente, poi più che altro sono contento per la prestazione della squadra, per il risultato ottenuto, ma più che altro per come è avvenuto, perché secondo me è avvenuto in maniera giusta, affrontando un avversario importante, ma concedendo il meno possibile e cercando di costruire occasioni importanti dove poter vincere la partita. Lancio pallonetto nel recupero, c'è sperato per un attimo che... E quando ho visto il portiere andare indietro e che comunque era un po' in difficoltà, ci ho sperato. Peccato che non è venuto il gol, però non era semplice. Lo dicevo prima al mister, non prendere gol per due partite di fila a Teramo non succedeva da inizio campionato. Quanto è importante aver ritrovato anche quella solidità tra di voi là dietro? Secondo me è fondamentale, per soprattutto una squadra che si deve salvare, ma anche per una squadra che ha obiettivi importanti, la solidità di squadra, poi il prendere gol secondo me è chiaramente la conseguenza, però il fatto di star bene in campo, di concedere il meno possibile, di essere alti o bassi ma comunque aggressivi, e quello secondo me è la cosa fondamentale. Perché appunto non dai spazi, non dai fiducia all'avversario e poi riesci a ripartire e a fare anche meno fatica. Ti abbiamo visto difendere bene oggi, anche proporti in avanti, appunto con quel pallonetto nel finale, anche quel tiro da buona posizione che però, non so, hai calciato male. Non sì, sì. Bene. No, ho calciato male, senza... La posizione ragguardevole. Sì, sì, no, volevo calciare e incrociare, invece alla fine... ha prevalso più la stanchezza che diciamo la qualità del tiro purtroppo. Sì, no, ci sono state alcune occasioni dove recuperando palla sono riuscito ad andare in avanti e quando c'è la possibilità di poter appunto aiutare anche noi difensori, centrocampisti e attaccanti per riuscire a creare qualcosa, penso sia importante. Da Montevarchi a Fermo che cosa è cambiato a livello soprattutto di atteggiamento di squadra lasciando stare i risultati? Ma l'atteggiamento di squadra, cioè sull'approccio, sull'atteggiamento c'è sempre stato secondo me l'atteggiamento giusto. È chiaro che un risultato come quello di Fermo ti dà una sicurezza, una consapevolezza maggiore e quindi ti aiuta a essere più tranquillo e affrontare anche squadre come Pescara a viso aperto cercando di vincere la partita. Simone, adesso arriva l'Olbia, noi a piccoli passi ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Quanto ci manca ancora per raggiungere l'obiettivo? Ancora, secondo me, manca abbastanza, perché vedendo anche le altre squadre che non vedo segnali di qualcuno che stia mollando, anzi vedo che stanno vincendo quelle sotto, comunque una volta vincono quelle sotto, una volta quella a pari merito, comunque siamo sempre tutte lì, quindi... Secondo me ancora il campionato è aperto e noi bisogna pensare a noi stessi e cercare di fare più punti possibili.